Lo champagne non è soltanto terra di grandi aziende, ma anche terra di piccole aziende, no? La montagna di Reims, dove ci troviamo, ospita una piccola azienda familiare che si chiama Larnodì & Rowe. Siamo però qui, quindi siamo in uno dei villaggi, appunto, classé comme cru, della montagna di Reims, dove Clarisse e Michel gestiscono la loro azienda in coppia. Sono dei récoltants magnifiques, quindi gestiscono loro vigne e vogliono mettere in bottiglia quello che fanno, che raccolgono, e lavorano con le solite tre varietà che conosciamo, per cui Chardonnay, Pinot Meunier e Pinot Noir. Una grande attenzione alla gestione ambientale, per cui da una parte hanno già ottenuto quello che comunque è il marchio di sostenibilità ambientale nello champagne, ma sono in riconversione bio, diventando produzione bio dal 2022. Non solo, la loro logica di gestione vuole anche una riduzione delle emissioni, quindi un'attenzione veramente molto forte su quello che è lo sviluppo ambientale. E ricordo, siamo nello Champagne, dove determinate logiche produttive in realtà forse guardavano un tempo in un'altra direzione, ma stanno un po' cambiando. Anche qui è interessante perché abbiamo sia dei foie qui come taglio classico di champagne con un brut nature zero dosaggio, ma un Pinot Meunier in purezza. Per dire che cosa può dare il Pinot Meunier? Mi piace sempre sottolineare questa varietà perché è una varietà estremamente rustica, una varietà antica, una varietà che ha sorpassato una glaciazione, quindi ha saputo adattarsi bene, una delle poche varietà che dopo una gelata riesce a riprodurre qualche cosa. Ovvio che non è una varietà che porta l'assoluta finezza, perché il suo ruolo è quello di dare invece produzione in una determinata struttura. Però l'interpretazione adesso è secondo me estremamente interessante. Così come sono interessanti gli champagne, che si staccano dalla classicità totale che noi conosciamo, ma puntano a dare un'immediatezza maggiore. Puntano, uso un termine forse un po' improprio, a fare l'occhiolino in qualche modo a determinate produzioni di crema molto più accessibili. Questa è l'interpretazione dello champagne d'Arno di Rowe. Essere uno champagne, ma di grande bevibilità, di grande in qualche maniera anche apertura, no, agli abbinamenti che possono essere poi fatti.